nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Amici di Sportello Reclami, siamo al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo stati, avete visto nelle scorse settimane, siamo stati in quel di Fontemura, Alpe di Poti, ma abbiamo trovato anche delle sorprese lungo la strada, vediamole. Amici, amiche, ciao a tutti da Massimo Gianni. Oggi ci occupiamo di Poti. Ebbene sì, quando pensiamo a questa montagna che è accanto ad Arezzo, pensiamo a qualcosa di incontaminato, di puro, aria fresca. Eppure, girellando tra i boschi, si fanno brutte sorprese. Allora, buonasera. Altra segnalazione arrivata. Questa volta si parla di discariche. Una discarica che si trova a pochi passi dalla città, siamo a Pomaio, praticamente la strada è chiamata La Brutta o La Corta per Poti, come uno la vuol chiamare, pochi metri sopra la torrefazione e a due passi dalle nuove case che hanno costruite. Abbiamo parcheggiato la macchina lungo la strada, è bastato pochi metri, una decina di metri, ci siamo addentrati nel bosco, abbiamo scoperto praticamente una discarica piena di tutto, dai computer ai televisori, dai fusti di vernice, materassi, ritagli di sboscamento, piante, cessi, diciamolo giustamente, cessi buttati così, tegole, materiali inerti provenienti da abitazioni che magari sono state ristrutturate, taniche di plastica il cui contenuto non sappiamo quale possa essere, addirittura sacchi neri pieni di rifiuti che si potrebbero benissimo buttare nei bidoni della spazzatura e invece vengono buttati immancabilmente giù per il dirupo, perché qui è un piccolo spiazzettino a fianco della strada. Immancabilmente la gente arriva lì, parcheggia l'auto e butta giù lungo il fossato. Beh, questa da fare è la cosa apparentemente più semplice, ma al tempo stesso la più sbagliata. Cioè, siamo in un ambiente che dovrebbe essere sano, in un bosco. Cioè, il buttare tutta questa quantità di rifiuti, quando sappiamo ci sono i contenitori, ci sono i bidoni, materiali grossi si possono smaltire tramite i circuiti appropriati, altri materiali ci sono i centri raccolta e la gente continua perennemente a buttare nei boschi. Cioè, qui siamo di fronte a un'inciviltà tale da vergognarsi, perché siamo nel 2014, queste cose non le accettiamo più. Qui la cosa che manca è l'educazione civica della gente. Da molto tempo nelle scuole non viene più insegnata. E le persone grandi se ne stanno fregando. La cosa più comoda è quella di caricare in macchina. Il primo spiazzo che si trova rovescia tutto giù, si dura meno fatica e si risparmia. Cioè, a questo punto io sarei venale con queste persone. A trovarcele veramente bisognerebbe fargli multe salate, di modo che la prima volta lo possano anche fare, poi alla fine smettono. Di appelli al buon senso nel corso della trasmissione ne abbiamo fatti tanti, ne facciamo uno in più, hai visto mai? Allora, cioè, è una situazione veramente che lascia allibita. Cioè, a questo punto un appello a chi lo può fare, di fare una sana bonifica del luogo. Mi sentirei di dire una cosa. In genere abbiamo la forestale che sta controllando gente per l'alta velocità, giustamente l'alta velocità. Può portare a tante cose, è giusto multarli, giusto sequestrarli i mezzi, però mi sento di fare un appello anche a loro. Quando trovano persone che commettono queste cose, bisogna essere venali anche con loro. Delle grosse multe e gli sequestrerei perfino il mezzo con il quale hanno scaricato questi materiali qui, perché qui siamo a due passi dalla città, ma non ci si arriva a piedi. Qui per forza sono venuti con un mezzo. Ed è una cosa vergognosa. Senza pietà contro queste manifestazioni di inciviltà. Linea alla regia. Nella puntata di oggi, seconda parte adesso di Sportello Reclami, nella puntata di oggi torniamo nella strada che arriva su a Poti, perché abbiamo scoperto delle discariche ovviamente abusive.
Seconda parte di Sportello Reclami. Siamo a Poti. Nella prima parte ci siamo imbattuti in una discarica, nella seconda, spostandoci di alcune centinaia di metri, ne abbiamo trovato un'altra. A lei. Allora, ci siamo spostati di pochi metri dalla prima discarica dove eravamo. Praticamente qui siamo a ridosso delle case nuove che sono state costruite. C'è di tutto, dalle bottiglie rotte, televisori, pezzi di ferro, gomme, addirittura anche qui cessi, non bianchi ma c'è rosa, gli è andato un tocco di colore, scarpe, c'è di tutto, abbandonato frigoriferi, cassette di plastica, cassette di metallo, è stato buttato giù come se fossero palle che rullano, cioè vanno giù da sole, si nascondono, la gente se ne frega. Cioè, ma siamo veramente ai limiti dell'incredibile. Io situazioni così nei boschi non sono accettabili, perché si sta veramente combattendo la natura. Cioè, la natura qui dovrebbe avere un ampio spazio, un posto pulito, meraviglioso, gente dove, cioè, posti dove la gente va a cercare i funghi, dove passeggia. Qui si trova di fronte veramente a una discarica enorme di rifiuti non tollerabili. Non si può tollerare questa roba buttata giù per i boschi. Continuiamo così, facciamoci del male. La procedura è semplice: trovano lo spiazzettino, fermano la macchina, aprono il bagagliaio e scaricano tutto, senza pietà. Sì, praticamente c'è, la gente qui si accoda, apre lo sportellone e butta giù, si libera del peso che c'ha in macchina. Cioè, ma è assurdo. Se ne approfittano, perché probabilmente sono posti che non vengono visti, lo faranno anche di notte, ma cioè, non, veramente non è tollerabile. Io questa gente non... cioè, addirittura una multa sarebbe già poco, perché li manderei a ripulire questi posti, ma glieli farei ripulire di santa ragione, perché non è possibile che una persona civile nel 2014 continui a buttare rifiuti nei boschi. Lei è ignorante? Io sì. Bravo, bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità! Non li regge, ma venga! Li faccia squassare l'ignoranza! No, no. E sapere che AISA ha un servizio comodissimo di ritiro a domicilio di rifiuti speciali. Certo, il fatto è questo. Esistono sia centri di raccolta dove la gente può portare il materiale che non usa, può andare lì e può portarlo. Oppure, se rimane complicato, basta telefonare ad AISA, e prendono un appuntamento. Nell'arco in genere di 15 giorni riescono a passare per portare via i materiali ingombranti. Quindi ci sono i servizi, c'è i servizi della differenziata. Qui invece troviamo di tutto, è tutto un gran minestrone qui, tutto buttato insieme, cioè, quindi è assurdo. Se abbiamo dei servizi, poi non ci lamentiamo perché si dice: ma ai bidoni si trova in terra la roba. La roba in terra si trova non perché non passa AISA, ma perché la gente è veramente maleducata. Cioè, bisogna avere un senso civico maggiore, e quando in queste cose si pecca, mi dispiace, ma le autorità devono prendere grossi provvedimenti, perché cioè io queste infrazioni qui le ritengo peggiori di parcheggiare 5 minuti una macchina in un posto dove non c'è postare, oppure quei 5 minuti in più del biglietto che non è pagato. Cioè, ci può essere una tollerabilità, qui tolleranza zero. Nuove discariche, l'ennesima scoperta della nostra trasmissione. Non la volevamo fare, però purtroppo c'è. Esiste addirittura a Poti, ne abbiamo viste ben due, e allora non ci resta che fare la solita riflessione, il solito appello al buon senso, alla civiltà. A tutti voi vi auguro una buona serata, grazie per la vostra attenzione. In linea a Roberto Francini. E questo è tutto almeno per oggi. Sportello Reclami vi ringrazia di essere stati ancora con noi, vi ringrazia soprattutto delle vostre numerosissime segnalazioni che arrivano sia al cellulare di Max che alla nostra mail sportelloreclami@teletruria.it. Continuate con le vostre sportellate, perché questo è il programma con la voce dei cittadini. Alla prossima! Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.